I dati sono importanti perché i dati sono la base per avere delle informazioni, dalle informazioni si ricava conoscenza e la conoscenza è valore. E i dati pubblici sono un bene comune, come l'acqua, come l'aria, sono una miniera di valore che è stata prodotta con i soldi delle tasse, i soldi di tutti noi. È stato un cambio di mentalità, un grosso cambio filosofico, oserei dire. I dati ci sono, c'erano. Erano in serie storiche e già ben strutturati, noi li abbiamo semplicemente liberati. Il modello Open Data nasce nel 2009 ad opera dell'amministrazione Obama, che come uno dei suoi primi provvedimenti amministrativi decide di mettere a disposizione di tutti i dati dello Stato americano. Parallelamente in Europa dal 2003 esiste una direttiva europea sulla public sector information, cioè sull'informazione del settore pubblico, che anche a livello europeo dice che i dati sono un valore e gli stati li devono mettere a disposizione dei cittadini, perché attraverso i dati io posso creare una maggiore trasparenza, posso creare partecipazione, posso creare collaborazione. L'Italia nel 2006 e poi nel 2010 recepisce questa direttiva e il Piemonte avvia un'attività che ha l'obiettivo di implementare un sito open data in Italia. Dati Piemonte è la soluzione che è stata sviluppata all'interno della regione Piemonte per gli open data. È un insieme di aspetti organizzativi, normativi e tecnologici per poter dare questi dati, questi mattoni di conoscenza ai privati, all'università, ai cittadini. Il Piemonte ha fatto una cosa, si è dato delle linee guida che si basano su due principi molto chiari: un sistema di licenze standard per il riutilizzo di questi dati e il principio che i dati sono aperti by default, open by default, cioè i dati sono disponibili online come regola, non come eccezione. Se una volta il cittadino per ottenere dei dati doveva chiederli alla pubblica amministrazione perché la pubblica amministrazione li aveva all'interno della propria pancia, adesso il cittadino non li deve chiedere, sono a disposizione. Open Data si focalizza perciò sul riutilizzo dei dati ed è un modello che si fonda su una serie di caratteristiche, delle caratteristiche legate alle licenze utilizzate, delle caratteristiche legate al prezzo di questi dati e delle caratteristiche legate ai formati, cioè alle tecnologie con cui questi dati vengono messi a disposizione. Una caratteristica importante delle licenze è che devono essere standard. Questo serve a far sì che chi vuole riutilizzare un dato non debba essere o pagare un avvocato per capire quali sono le sue possibilità. Tra le licenze standard, quelle Creative Commons sono tra le più diffuse online. La cosa importante è che questa licenza sia il più possibile aperta, libera. Questo serve a evitare delle limitazioni alla fantasia dei riutilizzatori. I dati sono la benzina delle applicazioni e dei servizi, i dati aperti sono sicuramente un'ottima e una grande opportunità, ma c'è bisogno costruire le piattaforme, gli standard, i protocolli necessari a renderli utilizzabili. Devono essere pubblicati in modo che le macchine, cioè i software, possano leggerli automaticamente. I dati esistono, le pubbliche amministrazioni li producono, li elaborano, li raccolgono, li utilizzano. Lo devono poter fare anche i cittadini e le imprese, con utilizzi nuovi, diversi, creativi, possibilmente utili sotto il profilo del business e sotto il profilo sociale. Sono Italo Losero, mi occupo da una quindicina d'anni di cose della rete e trovo che gli open data siano un mezzo importantissimo per riuscire a diffondere cultura anche del territorio nel web. Per questo ho realizzato una applicazione che utilizza gli open data per visualizzare un piano regolatore. Il piano regolatore è stato trasformato da oggetto chiuso in un cassetto
in un oggetto consultabile direttamente via web. Mi chiamo Paolo Godino, sono ingegnere informatico e da circa 2 anni mi interesso di sviluppo per ambienti mobile. Proprio nell'ambito di questo interesse è nata l'idea per realizzare l'applicazione Bastorino, che permette di ottenere informazioni sui passaggi degli autobus della città di Torino. Io penso che la disponibilità di dati come quelli che ho utilizzato io per realizzare Bastorino sia molto importante, perché apre la possibilità da parte di singoli come sono stato io, o anche di piccole imprese che magari con un investimento abbastanza contenuto riescono a proporsi sul mercato e a sviluppare un'applicazione che può trovare l'interesse da parte di molti. Dati Piemonte evolverà, continua ad evolvere, è una beta perenne. Dati Piemonte è un modello che vogliamo diffondere. La Regione Piemonte ha aperto la strada e ci auguriamo che sia solo la prima di un insieme di regioni che lavorano insieme su questo tema.